mi accorgo ora che qui ho commesso un errore. Naturalmente ho sbagliato apposta per vedere gli studenti se si accorgono. Qual è l'errore? L'errore è che l'energia meccanica non è qui 134 joule, ma è zero, dal momento che è la somma di energia cinetica e potenziale gravitazionale. Quindi vediamo che l'energia meccanica non si è conservata fino alla fine, ma è sparita. Infatti, finché il sasso era in volo, aveva questa energia meccanica, ma poi, quando è arrivato a terra e dopo un po', dopo qualche rimbalzo, si è fermato, il sasso è fermo, non ha energia cinetica, è a terra, quindi non ha energia gravitazionale e quindi non ha più energia meccanica. Sembrerebbe violato il principio di conservazione dell'energia, ma noi sappiamo che questo è uno dei principi fondamentali della fisica. L'energia si conserva ed è sempre la stessa dalle origini dell'universo, non è cambiata mai. Quindi l'energia meccanica che aveva questo sasso non può essere sparita nel nulla, si deve essere trasformata in qualche altra forma di energia. Si è trasformata infatti in energia termica. Nel momento dell'impatto si è generato del calore, energia termica, che è andato a scaldare, seppure impercettibilmente, il sasso, il terreno nel punto d'impatto e l'aria circostante. Quindi questa energia meccanica non si è conservata, si è persa, ma si è trasformata in un'altra forma di energia, cioè energia termica. Come dico io, l'energia meccanica è andata in calore. È spiegato anche qui. Dopo che il sasso è caduto e si è fermato a terra, non ha più energia cinetica, non ha più energia gravitazionale, non ha più energia meccanica. L'energia meccanica che aveva prima, 134 joule, sono diventati energia termica, cioè calore. Si genera calore ogni volta che c'è in mezzo dell'attrito, le cosiddette forze dissipative, che trasformano tutta o in parte l'energia meccanica in calore.